Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu una grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Parola del Signore. Il lago di Tiberiade, al tempo di Gesù, era chiamato anche Mare di Galilea. In un territorio prevalentemente arido come era la Palestina di quel tempo, quella distesa d'acqua aveva infatti come l'impressione del mare, dava quella impressione, ma c'era un motivo in più per il quale quel lago era chiamato così, e cioè il fatto che per la conformazione collinare in parte montuosa attorno al lago, quelle acque erano soggette in maniera piuttosto improvvisa, piuttosto repentina, a delle forti correnti e quindi anche a delle tempeste. Ecco, allora dovremmo provare a immaginarci una situazione simile con riguardo alla scena che il Vangelo di oggi ci descrive, con una caratteristica però che quella piccola barca, quella piccola imbarcazione aveva a bordo Gesù. Tuttavia, così è fatta un po' anche la nostra vita, anche il viaggio della nostra vita. Noi siamo su questa imbarcazione della Chiesa, a volte ci dimentichiamo che Lui è con noi, a volte ci rivolgiamo a Lui con queste parole molto chiare, a volte, ripeto, fino a verbalizzarle, altre volte soltanto nel nostro cuore: ma dove sei, Signore, dove sei? Che significa anche: a che cosa è servita la mia fedeltà e il mio credere a te, se non ti accorgi che stiamo morendo, se non ti accorgi di quanto soffriamo, di quanto stiamo male, perché non fai nulla? Ecco allora che nella parte iniziale della meditazione che oggi faremo insieme, che parte proprio dallo spunto della liturgia e che poi si sposterà nella seconda parte sulla meditazione del mistero della presentazione di Gesù al Tempio, credo che la liturgia di oggi ci suggerisca due spunti principali di riflessione. E cioè, nella prima lettura, un motivo del nostro smarrimento, della nostra possibile dimenticanza di Gesù, che è la ragione del peccato. La vicenda di Davide ci mette dinanzi a questa realtà. E poi, nell'episodio, nella scena evangelica, una seconda dimensione che appartiene al nostro cammino, appartiene alla nostra vita, che è quella della paura. La paura che i discepoli provano e che può dipendere da tante cose. Dicevo, il primo spunto di riflessione è innanzitutto legato al peccato, perché io credo che almeno una volta nella vita ognuno di noi, dentro al proprio cuore, si è sentito dire quello che Nathan ha detto a Davide: sei tu quell'uomo, sei tu quella donna,
che ha provocato quella sofferenza, che si è dimenticata o dimenticato di Dio. Anzi, attraverso le parole del profeta, Dio fa dire a Davide: tu hai disprezzato me. Ma Davide ha mancato verso Uria. Ma il Signore dice: tu hai disprezzato me, agendo così. Almeno una volta dentro al nostro cuore ci siamo in qualche modo sentiti messi dinanzi alla verità delle nostre azioni e delle loro conseguenze. Perché nella vicenda di Davide tutto quello che riguarderà i figli e poi il regno dipenderà da quel peccato, oltre che da altri peccati commessi dal re. Però l'aspetto più importante oggi, almeno quello su cui vorrei soffermarmi, è proprio questa illusione del nascondere il nostro peccato. Nasconderlo dietro alla rimozione, nasconderlo dietro all'ipocrisia, nasconderlo nell'accusa fatta agli altri. Davide con grande forza si scaglia contro quell'uomo che avrebbe rubato la pecorella al povero, perché noi facciamo così, siamo intransigenti con il peccato degli altri e non vediamo il nostro, che magari è identico o che magari ha generato il peccato altrui. Ecco allora che, se è vero che il peccato significa letteralmente fallire il bersaglio, nell'originale ebraico questa parola significa aver preso la mira e poi aver fallito il bersaglio della nostra umanità, della nostra felicità, della nostra verità, allora se tutto questo è vero, quello che oggi la parola di Dio ci dice è che quando noi siamo complici del peccato o addirittura dimentichi del peccato che abbiamo commesso e che continuiamo a compiere, ebbene tutto questo accade sotto lo sguardo di Dio. Tu sei quell'uomo, tu sei quella donna, perché? Credo che possa essere utile per comprendere ancora più profondamente questa prima affermazione un pensiero, una riflessione che proviene da una santa carmelitana, da Santa Teresa d'Avila, che al culmine della sua opera capolavoro, Il Castello Interiore, che descrive attraverso varie tappe o dimore la scoperta che l'uomo fa di essere abitazione di Dio, castello di Dio, che si trova nel centro più profondo del suo cuore, cioè nella stanza più intima. Bene, al vertice di questo itinerario Teresa dice: se abbiamo capito tutto questo, abbiamo capito adesso esattamente l'inverso, e cioè che noi siamo nel cuore di Dio, che noi siamo nella stanza più intima del suo cuore. E dice: ma questo significa anche che nell'istante in cui noi pecchiamo, lo facciamo in Dio, lo facciamo nel centro del suo cuore, come se fossimo immersi in un enorme cristallo, in un enorme diamante al centro del quale siamo noi e dove tutto è visibile, del nostro non amore per lui, del nostro non amore per i fratelli. Ecco allora, la prima osservazione riguarda questo aspetto, cioè quello del fatto che agli occhi di Dio tutto è costantemente visibile, è costantemente guardato e anche per questo può essere costantemente perdonato. Il pentimento di Davide ci indica una via che poi evidentemente Gesù illustrerà in modo molto più pieno. Ma c'è una seconda dimensione che riguarda questa prima parte della nostra meditazione a partire dalla liturgia e che emerge soprattutto nel Vangelo, la dimensione della paura, che a volte è originata dal peccato stesso. Noi lo sappiamo che nel primo libro della Bibbia, nella Genesi, dopo il peccato Adamo ed Eva si nascondono e a fronte della domanda di Dio, che non li trova o che fa finta di non trovarli, loro rispondono: abbiamo avuto paura di te.
Ecco, la paura può dipendere dal peccato, può dipendere anche da altro. Oggi noi viviamo in un tempo che potrebbe essere definito di paura globale, per tante ragioni. Se vogliamo stare ai fatti più recenti, pensate a che cosa sta generando la vicenda del virus proveniente dalla Cina, ma in senso più ampio abbiamo paura dell'altro, lo sentiamo come minaccia, abbiamo paura in generale della nostra fragilità, perché quanto più la neghiamo tanto più l'avvertiamo a livello della salute, l'avvertiamo a livello della tenuta dell'anima, l'avvertiamo a livello della scomparsa di certi valori che erano a fondamento della nostra società. Abbiamo anche molta paura della solitudine, perché siamo connessi a tutto e a tutti, ma rischiamo di essere molto soli. Dice il testo di una studiosa uscita di recente con un titolo molto illuminante: siamo insieme ma soli, perché non abbiamo capito il senso della relazione, non abbiamo capito nemmeno il senso dell'amore che ci è donato, che siamo capaci di esprimere, ma che siamo anche capaci di sottrarci. E allora, in ultima istanza, la vera paura dell'uomo qual è? Quella con cui Gesù si confronta, quella che noi gli portiamo come protesta e che lui accoglie, perdona, guarisce, è la paura di non essere amati. È la paura di non essere degni dell'amore di nessuno fino in fondo. È la paura di non essere di nessuno. E quella paura ci condiziona anche nel senso attivo, cioè abbiamo anche la paura di non saper amare, o in senso più ampio la paura di non saper vivere, di non saper più riconoscere qual è il centro, il senso, il valore di questa nostra vita. Allora, l'episodio del Vangelo ci dice di guardare a Gesù, ce lo dice in senso più ampio la liturgia, perché l'unico che ci guarisce dal nostro peccato è Lui, perché l'unico che ci guarisce dalla nostra paura è Lui, perché Lui stesso nel Vangelo oggi ci domanda: ma non avete ancora capito? Ma non avete capito che significa stare con me e stare nella mia piccola imbarcazione? Questo lo dico con riferimento anche alla Chiesa. A volte siamo molto preoccupati, molto agitati di dover salvare la Chiesa, noi, da qualcosa che vediamo che vacilla, ma è la sua, la Chiesa. E le porte degli inferi non prevarranno. Il modo migliore per aiutare la Chiesa oggi, in qualunque sua ferita, in qualunque sua incertezza, in qualunque sua paura, è essere fedeli al proprio compito, non a quello di altri, ma al proprio. Essere fedeli alla propria vocazione, essere fedeli nella propria vita spirituale, essere fedeli in tutto ciò in cui noi manchiamo, perché è Gesù che ci dà appuntamento lì e ci domanda: ma non hai ancora capito a che cosa ti sto chiamando? E allora, dicevo, guardare a Gesù è esattamente quello che accade, è esattamente quello che siamo invitati a fare con riguardo al mistero del Rosario che oggi commentiamo in questo secondo momento della nostra meditazione, che è il mistero della presentazione di Gesù al Tempio. Perché, vedete, questa scena evangelica, che poi è portata alla nostra preghiera perché sia capita, meditata, amata, in fin dei conti è molto legata a quegli altri momenti decisivi della vita del Signore in cui Lui è presentato, è manifestato, il Natale innanzitutto con l'Epifania in collegamento, il battesimo di Gesù e, se vogliamo, anche l'episodio della trasfigurazione in cui la sua luce sarà manifesta ai discepoli in modo chiarissimo. Perché? Perché in questi episodi
si comprende un po' più profondamente la missione a cui il Figlio è chiamato dal Padre. Con riguardo alla presentazione di Gesù al Tempio, noi possiamo dire innanzitutto a questo, che quella vicenda, quel gesto che Maria e Giuseppe compiono, è un gesto di obbedienza alla legge mosaica. In Esodo 13 e nel capitolo 12 del libro del Levitico ci viene detto molto chiaramente che un israelita del tempo doveva, in particolare una donna e quindi suo marito, doveva provvedere all'adempimento di due doveri in occasione della nascita del figlio. La donna doveva provvedere alla sua purificazione rituale attraverso 40 giorni di astensione dalle pratiche rituali, doveva distaccarsi, perché comunque si riteneva che il parto fosse accompagnato anche ad una dimensione di impurità. Guardate che questa è anche la ragione di quel non c'era posto per loro nell'albergo, non era solo perché era pieno, ma il parto doveva avvenire al latere rispetto alla vita normale. E in più la donna doveva offrire un duplice sacrificio, un agnello in olocausto e una tortora oppure due colombi per l'espiazione del proprio peccato. Per i poveri però era sufficiente quest'ultima offerta. Maria e Giuseppe vanno da poveri al Tempio ed offrono questo. Per il figlio primogenito invece doveva essere offerta una somma di 5 sicli da pagare al sacerdote in memoria del fatto che erano stati risparmiati i primogeniti di Israele al momento della liberazione dall'Egitto. Un'ultima nota prima di entrare nel senso più pieno di questo mistero. Non era necessario andare al Tempio per fare questa offerta. Maria e Giuseppe decidono di andarci. Perché? Perché lo Spirito suggerisce ai genitori di Gesù di recarsi di persona al Tempio per adempiere a tutte queste pratiche? Perché l'autore del Vangelo, Luca in particolare, lo sottintende? Evidentemente con quel gesto si stava compiendo anche una profezia di grandissimo valore. Forse l'ultima grande profezia dell'Antico Testamento, quella del profeta Malachia, che nel capitolo 3 diceva: manderò un messaggero davanti a me, il Battista, e subito entrerà nel suo tempio il Signore, quello che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, subito. Ma è il Signore che entra nel Tempio. Maria e Giuseppe decidono di andare di persona e con il bimbo nel Tempio. Pensate a quanti rimandi sarebbero possibili. Il Signore nel suo Tempio. Gesù in quel Tempio tornerà più volte durante il suo ministero. Gesù quel suo Tempio a un certo momento lo purificherà da tutto ciò che non è in relazione con il Padre. Casa di preghiera deve essere il Tempio di Dio. Gesù con quel Tempio si identificherà dicendo che sarà distrutto, ma sarà anche fatto risorgere in 3 giorni. Identificherà la sua persona e il suo corpo con quel Tempio. Allora, fermandoci un attimo alle cose che abbiamo dette sin qui, visto che siamo chiamati a guardare a questo ingresso del Signore, che viene riconosciuto attraverso gesti di obbedienza e di fedeltà, proviamo a domandarci davanti a Lui, mentre contempliamo questo mistero: qual è, Signore, qual è il peccato che io devo ancora consegnarti fino in fondo? Oppure qual è quel peccato che per Tua grazia è stato portato alla luce attraverso qualcuno che mi ha detto: tu sei quell'uomo, tu sei quella donna? Ma poi chiediamo a questo Signore che entra nel suo Tempio, che è anche il Tempio del nostro cuore,
Qual è la paura con cui ci stiamo confrontando oggi? Quale angoscia, sottile o esplicita, personale o comunitaria, con cui oggi ci stiamo confrontando e che rischiamo di lasciar agire senza consegnarla all'unico nel quale vale la pena di avere fede? Ma poi chiediamogli anche, visto che Gesù all'ingresso nel Tempio come il bambino di due genitori poveri viene riconosciuto solo da due anziani, fedeli al loro servizio, chiediamogli anche dentro quale fedeltà oggi io sono chiamato a riconoscerti, Signore, come luce del mondo, come luce della Chiesa, come luce della mia esistenza. E concludiamo questo nostro pensiero guardando a Maria, perché evidentemente artefice di questo ingresso di Gesù nel Tempio è innanzitutto lei con Giuseppe, lei che presenta da Immacolata una offerta per la sua purificazione, per l'espiazione del suo peccato, lei che quindi entra con la veste regale dell'umiltà per introdurre il figlio nel Tempio, ma soprattutto lei a cui viene rivolta una parola misteriosa da Simeone: anche a te una spada trafiggerà l'anima, perché questo tuo figlio è nello stesso istante luce e segno di contraddizione, che svelerà i segreti del cuore di molti. Quando noi pensiamo ai cuori di molti, certamente dobbiamo pensare all'Israele di quel tempo, certamente dobbiamo pensare alla storia dell'umanità, ma dobbiamo pensare con tanta attenzione, con tanta gratitudine, con tanta umiltà anche ai segreti del nostro cuore. Il cuore di Maria è trafitto, il cuore di Maria soffre perché si mette in gioco con i segreti del nostro cuore, perché siano svelati dalla luce di suo figlio, perché siano consegnati ad un perdono, perché siano guariti i segreti del nostro cuore. E allora ci rendiamo conto che quello a cui Maria assiste in questo momento è l'inizio di un lungo sì che lei ripeterà nel corso di tutta la vita di Gesù, che è iniziato al momento dell'annunciazione, che ha trovato un primo momento di compimento alla nascita di Gesù, ma che poi prosegue sino alla redenzione. E la redenzione significa la croce del Figlio. Sotto la croce di Gesù persino Maria si renderà conto che quella sofferenza scolpita nelle ferite del corpo di suo figlio è stata anche per lei, per renderla immacolata. Persino lei se ne renderà conto. Ma allora che cosa possiamo leggere noi dentro le ferite del corpo di Gesù? Che cosa ha fatto per noi Gesù? Che cosa sta facendo oggi? E che cosa ci promette questo suo immenso amore per la nostra guarigione, per la nostra rinascita? Ecco, la presentazione di Gesù al Tempio è l'inizio, è un momento centrale della presentazione dell'amore di Dio, di che cosa è disposto a fare l'amore di Dio per la nostra salvezza. E a questa disponibilità è associato il cuore di Maria, che fino in fondo lotterà, lotterà per il nostro bene, per il bene delle persone che ci sono state affidate, per il bene della Chiesa e per il bene dell'umanità.